Ciao a tutti ragazzi, sono Antonio, benvenuti nel mio garage. E dato che siamo alle porte quasi dei 50.000 km del nostro Honda Forza 300, mi accingo a cambiare la cinghia, quindi dopo aver visto il video sulla revisione del variatore, a questo giro cambierò la cinghia, frizione e campana perché già era arrivata la frutta 10.000 km fa, adesso sta cominciando ad abbandonarmi. Campana che già era fuori tolleranza, quindi ne metteremo una nuova, cursori e i rulli, come avete potuto vedere negli short, metterò dei rulli poligonali e faremo la prova a vedere se veramente valgono o meno quello che promettono. Andiamo a vedere la roba che utilizzeremo. Allora, i pezzi in questione sono una cinghia Mitsubishi. Non marchiata Honda, ma è quella di primo equipaggiamento dell'Honda Forza. Rulli poligonali che avete già visto. Cursori del variatore. Frizione e campana non originali Honda, ma FCC, che sono quelle di primo equipaggiamento che monta Honda. Quindi andiamo a smontare il carter e a suo giro faremo anche la revisione del correttore di coppia. Arrivato a questo punto andremo a svitare i vari bulloni da 6 e con delle esagonali andremo a togliere il coperchietto del filtro aria del variatore. Ricordatevi i due bulloni più lunghi e per chi si vuole vedere lo smontaggio integrale andatevi a vedere il video sulla revisione del variatore. Ok ragazzi, allora per smontare il ventolino e il gruppo frizione utilizzerò una pistola a percussione, poi per andarli ad avvitare utilizzeremo una dinamometrica. Quindi qui abbiamo un bullone da 14 e qui da 17. Qui come possiamo vedere, non so se in video si vede, ma ci sono parecchie zone azzurrate, il che significa che la campana ha preso una bella scottata. Questo è dovuto al fatto che la frizione ormai è andata e la campana soprattutto ha perso la sua tolleranza, quindi sono più momenti in cui striscia che quelli in cui aggrappa e questo ne provoca un surriscaldamento. Ok ragazzi, adesso passiamo al controllo dell'usura dei pezzi. Allora, questo è il rullo originale, tra l'altro la boccola di metallo comincia a muoversi all'interno, quindi questi sono arrivati alla frutta comunque, ma sono quelli originali di primo equipaggiamento proprio, quindi hanno quasi 50.000 km, la dimensione dei rulli è un 18x23, quindi la parte che si usura ovviamente non è questa, ma la circonferenza. Quindi si è consumata di 0,5. È una buona usura e soprattutto possiamo constatare che è stata un'usura molto regolare, non abbiamo spigoli facce appiattite come a volte si vedono in alcuni scooter. Non so se è dovuto alla qualità e alla bontà del variatore Honda o all'utilizzo prettamente autostradale che ne faccio. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Andiamo a vedere invece l'usura della cinghia. Questo è proprio evidente. Ovviamente la cinghia essendo in gomma è quella che ha un'usura maggiore. Non so se riuscite a vedere il gradino che ha. Misuriamo. Allora, quella vecchia è 24 10 più o meno, di 4,15. Quella nuova
25,30 più o meno. Ok ragazzi, come nello scorso video sono andato a lucidare le facce entrambe del ventolino e della faccia mobile. Ho tolto i segni di gomma che erano rimasti attaccati, ho fatto una bella lucidata utilizzando della comune pasta abrasiva per carrozzeria, classico togli graffi. Ora, per i rulli poligonali bisogna fare attenzione a una cosa in particolare prima di montarli. Bisogna toccare l'estremità qui, lo spigolo dove scorrono i rulli, perché se dovesse esserci qualche spigolo vivo, il rullo, oltre a fare difficoltà a scorrere, dato che quello poligonale va leggermente oltre, potrebbero anche rovinarsi, quindi la faccia liscia, che è quella che deve scorrere, se comincia a graffiarsi dovuta a spigoli, comincia a scorrere meno. Quindi tocchiamo bene con le dita tutte le estremità dove scorrono i rulli. Se dovessimo sentire qualche spigoletto, prendiamo una lima e facciamo questo lavoro. Una volta fatto questo, andiamo a toccare bene. Se non c'è più nulla, a me non c'era nulla in realtà, però io ho voluto comunque dare una piccola smussata. Una volta fatto questo, possiamo andare a montare i rulli poligonali nella nostra faccia mobile. Andiamoli posizionare su una superficie pulita. Allora, quelli che ho preso io non sono i Dottor Pulley, perché costavano troppo, la spedizione mi veniva a costare un botto. L'ho presi su AliExpress e sono 23x18, che è la misura compatibile con il nostro variatore, 19,2 grammi. Allora, quelli originali Honda sono da 19 grammi. Di solito quelli poligonali si possono mettere un pelino più leggeri, dato che poi loro vanno a colmare, diciamo, la velocità finale, grazie alla maggiore escursione che hanno. Gli unici che ho trovato su AliExpress erano questi da 19,2 grammi. Quindi vedremo se perdo tanto in accelerazione o meno. In realtà questi qua dovrebbero migliorare sia l'escursione minima che quella massima, quindi andare un po' oltre rispetto a quello che riesce a fare il rullo originale. Quindi in realtà, anche se il peso è maggiore, dovremmo avere una posizione iniziale della cinghia più vicina allo spinotto e quindi un rapporto iniziale più basso. Ragazzi, come la volta scorsa, prima di mettere i rulli utilizzeremo lubrificante al TPFE. Rulli poligonali, idem. I rulli poligonali hanno una faccia dritta, quella faccia dritta va sulla spalla qui del portaspinotto. Ora prendiamo i cursori, guardate che differenza, quelli che ho tolto ballavano, se ne cadevano. Questi che sono nuovi invece stanno belli al loro posto. Quindi, una volta fatto questo, posizioniamo. Vedete come scorre bene? Prima si bloccava. Fatto questo, ci rimane solo da lubrificare lo spinotto. Anzi, scusate, non lo spinotto, ma la guarnizione parapolvere. Utilizzeremo, come la volta scorsa, un po' di
di lubrificante alla vasellina, giusto un filo filo per umidificare, pochissimo mi raccomando, va solo inumidito il lembo in gomma, questo perché comunque è gomma vecchia e la vasellina la rende un po' più morbida. E poi, come la volta scorsa, andiamo a vedere quale lato ci mette un po' più, fa un po' più attrito da un lato. Dall'altro, sembra questo, quindi lasciamo tutto come sta. E la parte, il gruppo variatore, quindi faccia fissa e faccia mobile, rulli, spinotto, terminato. Adesso andiamo alla parte più rognosa, che è la frizione. Bene ragazzi, siamo giunti al termine della prima parte di questo video. Nella prossima vedremo come togliere la frizione, che bussola bisogna usare per smontare il bulone della frizione. Andremo ad aprire il correttore di coppia, pulirlo in tutte le sue parti, rimontarlo, lubrificarlo. Vedremo che cosa utilizziamo per lubrificante. E rimontare la nuova frizione, la campana, la nuova cinghia e finalmente chiudere tutto. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, guardate nella descrizione del video perché vi metterò i link ai rulli, alla frizione, alla cinghia, a tutte le cose che ho acquistato, insomma. Alla prossima.